progetto aveva fatto parlare tutta la città. D'altronde a Monza le voci circolano veloci. Non ci pensarono due volte a convocare una conferenza per difendere le loro beneamate torri. Intendo il sindaco, Martina Fedeli e l'assessore Chicco. Risplendevano ringiovaniti sotto i riflettori alla pioggia di flash dei giornalisti. Rispondevano sicuro alle domande, non temevano nulla. Erano pronti a superare ogni ostacolo che si sarebbe posto tra loro e il loro fine. Costruire. Intanto, fuori dal palazzo del comune, il comitato, capeggiato dal nostro angelo Fatibeni, protestava a gran voce. Ho il piacere di comunicarvi che si tratterà di uno dei progetti architettonicamente più rilevanti che Monza abbia mai visto. Due splendide torri che ospiteranno oltre 100 appartamenti di lusso, giovane e accessibile, immerse nel quartiere Libertà a due passi dal centro. Oltre agli alloggi, il piano prevede anche la realizzazione di un parco condominiale, cintato e videosorvegliato, un vero esempio di edilizia sostenibile, per il quale dobbiamo ringraziare ancora una volta lo studio del cavalier Michele Mattoni. Insieme a una delle più acclamate archistar del nord Italia, la città di Teodolinda cambia faccia. Siamo ad un punto di svolta per il futuro della nostra amata Monza. Come Milano, anche noi potremo finalmente vantare il nostro bosco verticale. Ci sono domande? Dica pure. Buongiorno. Come lei stesso sarà a conoscenza, queste settimane molti hanno speso parole su questo progetto e non tutti in maniera favorevole. Tra chi lo ha criticato, infatti, vi è l'ingegnere Enzo Boschi, che ha definito il disegno una farsa incredibile, dichiarando che se il sindaco pensa di poter spazzare via uno dei pochi pezzi di verde rimasti in città con due mostruose torri di cemento, si sbaglia di grosso. Come risponde a queste affermazioni? Ho letto le dichiarazioni del signor Boschi, persona per cui provo un sincero rispetto. Conoscendo la sua intelligenza, credo proprio che queste parole siano dovute a una superficiale conoscenza del progetto di cui stiamo parlando. L'ingegnere, forse, non sa ancora che le torri saranno circondate da una bellissima area verde. Gli alloggi saranno tutti di ottima classe energetica. È prevista inoltre l'installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti dei due edifici. Oggettivamente trovo difficile pensare a qualcosa di più eco-friendly. Ci sono domande? Sì, ho una domanda. Buongiorno, sindaco. Entrando alla conferenza stampa, non ho potuto non notare la protesta di alcuni cittadini qui fuori. Si presentano come comitato del quartiere che dovrà ospitare le due torri. Si lamentano dello scarso coinvolgimento dei cittadini all'interno del progetto e sono spaventati dal possibile impatto non solo ambientale, ma anche paesaggistico dell'intervento. Intendete in qualche modo dialogare con questo comitato? Il bello della democrazia è la possibilità di esprimere ciascuno la propria posizione. In tal senso siamo felici che anche il comitato possa esprimere le proprie riserve su questo progetto. Sarebbe certo meglio se invece di urlare violentemente con megafoni fuori dal comune si facessero proposte e si entrasse nel merito delle questioni. Nel caso volessero aprire un tavolo, saremmo ovviamente disponibili ad ascoltare la loro opinione, tenendo però presente che questo è un intervento utile a tutta la città di Monza. Bisogna superare la logica del difendere il proprio pezzetto di verde sotto casa. Qui si parla di un progetto che riguarda l'intera cittadinanza e non solo una parte di essa. Prego. Buongiorno. Qualche giorno fa sono passata dal terreno di via Gallarana. Ho notato che esattamente dove dovranno sorgere le due torri c'è un piccolo capanno con un orto coltivato da un signore di mezza età. Ho provato a fare qualche domanda all'uomo, che però mi ha cacciato dichiarando che lui da casa non se ne va. Siete a conoscenza di questa situazione? Come intendete gestirla? Se vi è qualcuno che occupa abusivamente il terreno, è giusto che se ne vada. Non si può anteporre i capricci di qualche abusivo al progresso della città. Detto questo, se si tratta di persone bisognose troveremo soluzioni idonee. Se si tratta invece di un individuo instabile e antisociale, come quello da voi descritto, la forza pubblica farà il suo dovere. Grazie a tutti e arrivederci.